questa parabola illumina la totale sproporzione che esiste tra il nostro debito e la possibilità di rifonderlo. Io non so se abbiamo ben chiaro questo. Probabilmente no, altrimenti non ci verrebbe neanche lontanamente in testa di giudicare, di non perdonare, di non avere pazienza con gli altri, con chi ci è accanto, con te stesso. Il re aveva condonato 10.000 talenti, era una somma esorbitante. Se si pensa che la rendita annua del regno di Erode era di 900 talenti, la somma corrispondeva a 360 tonnellate di oro o di argento. Un talento era pari a 6.000 denari, mentre uno stipendio medio era di 30 denari. 10.000 talenti significavano dunque 60 milioni di stipendi quotidiani. Facendo due calcoli, scopriamo che per pagare questo debito il servo avrebbe dovuto lavorare circa 200.000 anni. Tu ed io abbiamo un debito del genere nei confronti di Dio. Basta prendere 10 comandamenti, un comandamento qualsiasi. Onora tuo padre e tua madre, non desiderare la donna d'altri. Perché il Signore usa questa cifra così esorbitante, quasi infinita? Dice un salmo, chi di noi può pagare il prezzo di una vita, il suo riscatto? La vita di una persona è opera di Dio. La tua vita, la mia vita, la vita di chi ci è accanto, la vita di ogni persona ha un valore inestimabile. Uccidere nel cuore una persona significa macchiarsi di un delitto atroce. Non c'è prigione che basti, proprio perché nell'uomo c'è una dignità, c'è un valore che non è computabile. È chiaro che se uno non ha questo chiaro, non può neanche avere chiaro il proprio delitto, il proprio peccato. Se tu dici stupido a un tuo fratello, meriti la Geenna. E che assurdo, no? Perché tu, disprezzando un fratello, disprezzi l'opera di Dio. Per quanto quel fratello sia debole, ferito, peccatore, quel fratello appartiene a Dio. Quella persona è stata creata da Dio. Io non posso approfittarmi di lui, non posso ingannarlo. Uno sguardo impuro, sensuale, pieno di concupiscenza verso una ragazza, una donna, non è un giochino. Io non so se tu oggi ti senti in debito con qualcuno, se nel fondo del nostro cuore sentiamo un'angustia, sentiamo che abbiamo un debito, che con qualcuno abbiamo davvero molto molto da restituire. La sorgente dell'infelicità nasce dalla sproporzione che esiste tra i nostri peccati e la capacità che noi abbiamo, con le nostre forze, nella nostra carne, di espiare, di ricomporre, di ricostruire, di ricucire. Un divorzio nasce anche dall'incapacità di perdonare. La questione posta da Pietro è il perdono. Quante volte devo perdonare mio fratello? Quante volte devo perdonare mia moglie? Quante volte devo perdonare mio figlio? Quante volte devo perdonare chi mi ha fatto del male? Chi mi ha stuprato? Chi mi ha rubato l'onore? Chi mi ha tolto i soldi? Chi mi ha fatto le scarpe sul lavoro? Il condomino che continua a non pagare le tasse, che continua a fare ingiustizie? Quante volte io dovrò perdonare? 70 volte 7, anche questo è un numero per dire infinite volte, sempre. È chiaro che in questa società giustizialista non si comprende questo. Per questo questa società è alla frutta, cerca costantemente sfoghi nei diritti, nei piaceri, nei desideri, cerca oasi per accarezzarsi, per darsi piacere, per consolarsi, perché una società che è senza Dio è una società senza misericordia. È una società dove tutti sono nemici tra nemici. Non esiste la possibilità di perdonare 70 volte 7. E comunque non cancella il passato. Il passato rimane lì come un macigno. Per questo il servo debitore, che ha visto condonarsi tutto il debito, uscito fuori, prende per il collo l'altro, che gli doveva una cifra irrisoria. Il problema di questo debitore è il tuo e il mio problema, il problema di questa società, che non conosciamo l'estinzione del debito, la trasfigurazione del passato, la gloria delle piaghe di Cristo. Certo, il male che ho fatto rimane un male. Perdono non fa diventare quel male un bene. Dice Giuseppe quando incontra i suoi fratelli, voi avete pensato il male contro di me, ma Dio ha pensato di trasformare quel male, che rimane male, in un bene. Da quel male ha tratto un bene. È stato Dio che ha permesso tutto quello. E questa è figura di Gesù Cristo. Ma non significa che quello che hanno fatto i fratelli è bene. Ma il problema è che non hai conosciuto la misericordia. Non hai conosciuto il condono totale del debito, l'estinzione. Per questo il passato continua a intonarti dentro. Non ti sei mai sentito liberato. Grava su di te ancora la spada di Damocle di dover rifondere quel debito. Quel debitore, scoperto, con il male tra le mani, con quel furto, quando io uccido una persona, nel mio cuore, quando io giudico, quando io parlo male, tolgo l'onore, calunnio una persona, le chiacchiere, sono terribili. Al bar, hai visto quello? È vero, non è vero? Importa poco. Importa che tu, a un terzo, a un'altra persona, hai parlato male di quel tuo collega. Hai messo dentro a quest'altra persona, con la quale tu tranquillamente ti sorseggi un caffè, ti prendi un cornetto, la morte.
quello con cui stai prendendo il caffè, quando vedrà il tuo collega, lo vedrà con questo pregiudizio che tu gli hai iniettato dentro. Questo non apprezzo. Di fatto, sul letto di morte tutti i peccati sono perdonati. Ma se tu hai calunniato tal dei tali, per ricevere l'assoluzione dovrai riabilitarlo, scrivendolo, dicendolo, pubblicamente. Una condizione per essere perdonati sul letto di morte, prima di morire. Ma dovremmo stare tutti i giorni a riabilitare un fratello, vero? C'è un valore infinito in quell'uomo, per quanto disonesto sia, per quell'uomo. Cristo ha versato il suo sangue. Quell'uomo non è sotto la tua giurisdizione, non ha perso la sua dignità di creatura di Dio. Anche se è nascosta, c'è una firma. Non parliamo dell'uso che facciamo dei fratelli, delle persone che sono accanto a noi per soddisfare i nostri bisogni affettivi. Tutto questo è un debito infinito, fratelli. Scoperti, non possiamo fare altro che inginocchiarci. Ma questo uomo fa una preghiera strana, stolta. Perché dice, abbi pazienza con me, perché ti restituirò ogni cosa. È stato venduto lui, sua famiglia e i suoi beni, con i figli. Un male, una chiacchiera che fai al bar o qualsiasi altro peccato. Coinvolge la tua famiglia, coinvolge i tuoi figli, la mormorazione che fai ad alta voce, già sta in prigione, cioè distrugge la tua famiglia. C'è lì dentro un veleno malefico che arriverà a tua moglie, arriverà a tuo marito, arriverà ai tuoi figli, arriverà ai tuoi genitori. Non c'è speranza umana. Ma questo uomo, pensaci sì, invece di inginocchiarti con un cuore veramente contrito, veramente umiliato, dicendo, Signore, io non posso fare niente, solo la tua grazia mi può aiutare. Che puoi fare tu? Puoi fare nulla. Questo è il cuore della Quaresima. Questa è la vita cristiana. Questo uomo no. Si illude ancora, ingannato dal demonio. Ancora pensi di essere come Dio. Ancora pensi di poter rifondere il debito. E rimane con questo pensiero dentro. Non capisce che Dio, il padrone, immagini di Dio, si impietosisce, cioè ha pietà. Le viscere di misericordia di Dio gli condonano tutto il debito. Cioè fanno una cosa che rompe tutti gli schemi religiosi, tutti gli schemi culturali, i tentativi di giustizia che mette la società. La misericordia è Dio che scende dove l'uomo è completamente prostrato e condona, rompe quel cerchio di morte, rompe quella ineluttabilità del male. Perché la misericordia suppone Cristo crocifisso, suppone che Dio abbia lasciato che tutto il male arrivasse sul suo figlio. Per questo può perdonare e condonare tutto il debito, perché quel male è arrivato sulla carne di suo figlio, ha distrutto la vita di Cristo. Ha ridotto a poltiglia, frustate, chiodi, quel male, quella condanna che doveva venire da te, quella prigione, è arrivata sul corpo di Cristo. Ma Cristo è risorto, quindi ha pagato, lui, l'ultimo spiccio. Per questo è Cristo la garanzia del condono. E Cristo dice, io garante, io al posto suo. Un cristiano è uno che ogni giorno sa che dovrebbe andare in quell'istante stesso, adesso, alla sedia elettrica. E arriva la grazia del Presidente, all'ultimo secondo, perché qualcuno ha pagato per lui. Ma non una cauzione, qualcosa di molto più grande. Quest'uomo pensa il contrario, pensa che è stata data una dilazione, per questo prende per il collo quell'altro. Non ha conosciuto il perdono. E il punto è tutto qui. Chi non ha conosciuto il perdono non può essere cristiano. Non è cristiano. Ma chi ha conosciuto il perdono non sa vivere se non perdonando. Chi ha conosciuto il vero perdono, chi ha sperimentato nella sua vita che Dio ha avuto misericordia vera e gli ha condonato il debito, lo ha tirato fuori da quel carcere, non può altro che andare a aprire le porte del carcere degli altri. Non a infilarceli, ma a liberarli. Perché diventa lui stesso misericordia pura, misericordia che ha due gambe, una mente, un cuore, una bocca. Questo è un cristiano, uno che vive costantemente con amore, con misericordia. La stessa misura con la quale è stato misurato, misura anche lui, appoggiandosi alla longanimità di Dio. È un uomo che è entrato in un altro mondo, che è passato da questo mondo al Padre. Un cristiano è passato dagli schemi, dalle categorie, dalla giustizia umana alla giustizia di Dio. Vive così, vive crocifisso per gli altri costantemente, perdona. Perdona, vive la sua vita con la preghiera del cuore, Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me che sono un peccatore. E sa quello che dice, e se ha pietà di te, come puoi tu non avere pietà di chi è come te, meglio di te? Non cerchi la giustizia umana, perdoni. Il passato non esiste più come un peso, perché tutta la storia è stata ricapitolata in Cristo. La storia della tua famiglia, la tua storia, la storia della persona che ti è accanto, è ricapitolata in Cristo. L'altro forse non lo conosce, non lo sa, e forse lo può conoscere soltanto incontrando un graziato, cioè te. Questo è il cammino quaresimale che siamo chiamati a compiere ogni giorno, una vita graziata. Per questo dice, vivi in grazia. Questo significa vivere in grazia, essere stati graziati, essere stati colmati di questa misericordia pagata a caro prezzo, al prezzo del sangue di Cristo. Pensa che valore infinito ha la tua vita se Dio ha inviato il suo figlio per perdonarti, per condonarti il debito, per riscattarti dall'inganno, dalla menzogna, dal peccato, dalla morte. Questo valore infinito ce l'ha chi ti è accanto, 70 volte 7, vuol dire sempre. Coraggio, fratelli, c'è una misericordia infinita che ci abbraccia dalla croce del Signore nostro Gesù Cristo.